paga la multa con una vacca, la protesta di Cesare De Stefani dell'osteria Senstosse questa mattina davanti allo Spisa di Montebelluna. Nuova tassa per le aziende, chi guida i mezzi deve essere registrato sulla carta di circolazione, 100 euro per ogni pratica. Tragedia in aria a Borso del Grappa, deltaplano si scontra con un parabendio, muore tedesco di 46 anni. Montebelluna, 17enne, perde la vita dopo essere uscito di strada con la sua moto. L'incidente oggi pomeriggio in via Sant'Andrea. Il governatore Luca Zaia dice no agli unioni civili dello stesso sesso ed è contro l'adozione di bimbi per coppie omosessuali. La nuova trasgressione tra gli adolescenti trevigiani, avere il moroso e l'amorosa contemporaneamente. La rivelazione shock di un operatore parrocchiale. Burocratica gestione del parco del Sire, Muraro non esita a bacchettare i suoi e in particolare Fulvio Pettenato. Attenzione alle false richieste di emergenza di sangue che dilagano in internet, specie sui social network, l'allarme di Avis Treviso. Buonasera, ve l'avevamo annunciato nel corso del telegiornale di oggi alle 12.30, la storia di Cesare De Stefani, meglio conosciuto come il proprietario dell'osteria Senza Oste, che oggi ha deciso di andare a pagare una multa all'ennesima allo Spisal di Montebelluna in natura, ovvero con una vacca. La storia ve la raccontiamo nel nostro primo servizio. È iniziata così questa mattina a Montebelluna la marcia di protesta e pagamento per Cesare De Stefani, meglio conosciuto come il proprietario dell'osteria Senza Oste di Valdobbiadene. Questa volta nel mirino della burocrazia un documento legato alla cura di questi due animali, la mucca onesta e la vitellina natalina. Animali gestiti da un giovane romeno regolarmente assunto, ma senza il documento di valutazione rischi per badile, forca e carriola richiesto dallo Spisal. Una mancanza rilevata durante un controllo e subito colmata, se non fosse per inevitabile multa, che con lo sconto è comunque di 1750 euro. Una sanzione assolutamente illogica, che tra l'altro non mi dà neanche la possibilità di fare un ricorso alla tipologia di sanzione, e siccome io soldi non ne ho più, perché ormai le imprese non ne hanno più, ma io non ne ho più neanche a titolo personale, voglio oblare a questa sanzione, che diversamente mi diventa penale, lasciando qualcosa del mio patrimonio, che non è altro che questa mucca e la vitella. Con lui anche il giovane operaio che, vista la situazione, verrà licenziato e un figlio che Cariola al seguito aveva il compito di lasciare pulito il suolo comunale. Una lunga marcia per il centro di Montebelluna sotto lo sguardo e i commenti della gente. Basterebbe per in Italia portare tra bielegi italiani, cioè quei tedeschi. Cosa ne pensi di questa storia? Ma penso che abbia ragione, perché tutti, cioè lo Stato le dovrebbe darmi un po'... Un evento così particolare da immortalare col telefonino. Parcheggiati nel vero senso della parola gli animali sotto l'edificio, imperterrito De Stefani è salito dal direttore. Un quarto d'ora di confronto e poi la decisione. Le mucche torneranno all'osteria Senza Oste, ma in custodia. Io mi auguro che un giudice, quando mi dovrà giudicare, vedendo che io mi sono recato qui in questi uffici, cioè negli uffici dello Stato, e ho dato allo Stato un bene di valore comunque non inferiore alla sanzione, prima che lo Stato mi venga a pignorare qualcosa, gliel'ho portato io. Un pagamento in natura che rischia anche di diventare un affare per lo Stato. Molto probabilmente quando sarà il momento di restituire la mucca allo Stato, anziché due vitelle potremmo forse riuscire addirittura a renderne tre, poiché erano in programma la fecondazione della vacca. Insomma, alla fine lo Stato ci fa anche quasi quasi un affare. Lo Stato, se tratta bene i suoi cittadini, farebbe sempre un affare. E noi, quando Cesare De Stefani è salito dal direttore dello Spisal, l'abbiamo seguito. Sentiamo, anzi, andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato e soprattutto sentiamo la posizione dell'ente. Quando saliamo al seguito di Cesare De Stefani, la prima sensazione è questa. Ok, nessun problema. Uffici vuoti e cumuli di pratiche finché... Sì, chiedo scusa, il direttore ha una segreteria? Vedo di lei? Sì. Permetta un attimo, sì. Vedo se c'è. Secondo me. Oltre mezz'ora dietro questa porta per arrivare ad un accordo sul futuro delle mucche parcheggiate sotto. Poi cortesemente il direttore racconta la versione dalla parte dello Spisal. Non è una vessazione di Stato, il controllo... rientra in una pianificazione regionale che prevede interventi prioritari anche nelle aziende agricole a fronte di
frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro. In questo caso si dice insomma che mancava un pezzo di carta riguardante l'utilizzo della forca? No, non è un pezzo di carta, è il documento di valutazione del rischio che è la base per tutte le azioni preventive che devono essere fatte in azienda. Eccesso di zelo, non credo, nel senso che noi facciamo questi controlli, dobbiamo fare sulla settantina di aziende agricole all'anno ed è una metodologia che viene applicata, una metodologia particolare che prevede la prescrizione. Cioè non c'è eccesso di zelo? Assolutamente no. Le mucche lui le ha riportate a casa. E io adesso comunicherò, lui ha fatto una dichiarazione dove intende oblare alla sanzione con un valore addirittura superiore, io ho preso la dichiarazione che ha fatto De Stefani e la trasmetterò a chi di dovere. Ma la porta anche in magistratura, perché comunque questo è penale? No, beh, è penale, adesso valuterà il magistrato. E Cesare De Stefani sarà questa sera al Focus di Rete Veneta, quindi sarà intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Sentiremo le evoluzioni, anche perché nel pomeriggio veramente questo caso è diventato un caso nazionale. Però rimaniamo invece in tema di burocrazia. Questo interessa soprattutto gli imprenditori che hanno delle auto che fanno utilizzare i loro dipendenti. Attenzione, perché dal 3 novembre c'è una tassa in più. La nuova norma del codice della strada prevede che le macchine utilizzate a scopo aziendale dai dipendenti per un periodo superiore ai 30 giorni deve essere annotato il nome del dipendente al pubblico registro automobilistico oppure alla motorizzazione. Vale a dire insomma che se io ad esempio sono un'azienda che ha 100 dipendenti devo scrivere 100 dipendenti qualora questi utilizzino le macchine aziendali? Chiaro, se i dipendenti utilizzano le macchine aziendali per più di 30 giorni, ogni dipendente deve essere iscritto al pubblico automobilistico. I nuclei familiari sono esentati da questa legge. Ma non sarà una registrazione indolore? No, non sarà una registrazione indolore, è una tassa che varierà dai 70 ai 100 euro. L'azienda che decide di non mettersi in regola cosa succede? L'azienda che non decide di mettersi in regola rischia una multa di 705 euro se viene fermata. Ma l'azienda o chi guida? Il responsabile è l'utilizzatore della vettura, poi bisogna vedere perché la legge non è ancora chiara al 100% e quindi è tutto da verificare. Per correttezza questo vale per le macchine immatricolate proprio dal 3 novembre, comunque un'altra tassa in più. E adesso invece apriamo la pagina di cronaca perché è una tragedia, è capitata nei cieli del Grappa, il servizio della nostra redazione di Bassano. L'elicottero è atterrato a Semonzo poco prima delle 16, a bordo il corpo senza vita di Ralf Steiger, 46enne di Paderborn, in Germania, deceduto dopo essere precipitato tra i boschi di Borso del Grappa. A provocare l'incidente mortale, uno scontro in volo tra il suo deltaplano e il parapendio, condotto da un quarantenne, anch'egli tedesco, rimasto ferito fortunatamente in modo non grave. Dal racconto di alcuni testimoni, Steiger, dopo l'impatto, si è avvitato su se stesso due o tre volte prima di cadere violentemente a terra. Immediati soccorsi. Sul posto in pochi minuti giunti i medici del SUEMI di Crespano con due ambulanze e l'elisoccorso di Treviso. Difficili l'operazione di recupero dei due piloti, talmente tanti velivoli in cielo da rendere complicato per l'elicottero sorvolare l'area dell'incidente senza provocare eccessivi rischi. Il primo ad atterrare al campo base allestito dai sanitari del dottor Aurelio Tommasi è stato il quarantenne, per lui trasportato per accertamenti all'ospedale di Castelfranco Veneto, solo forti contusioni. Pochi minuti più tardi l'elisoccorso ha recuperato la vittima. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Crespano e il medico legale per il nulla osta. Forse a fare chiarezza sull'incidente potranno essere le immagini immortalate dalla telecamera posizionata sul casco di un altro pilota tedesco. E purtroppo dobbiamo registrare sempre per la cronaca un altro incidente mortale, questa volta a Montebelluna, un giovane centauro trovato morto in un fossato in via Sant'Andrea a Montebelluna. Il fatto questo pomeriggio alle 16.30, la vittima Mirko Caberlotto, 17 anni, lo vedete nella foto, era in sella alla sua moto 6.50 quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ragazzo che era già morto a causa delle gravi lesioni riportate sullo schianto. Sul posto la polizia locale
di Montebelluna. E adesso invece l'allarme dell'Avis: stanno aumentando online le false richieste di sangue per emergenze inesistenti. A denunciarlo l'Avis regionale, i presunti malati di questi giorni sarebbero due bimbi a cui servirebbe sangue di tipo RH negativo. Il messaggio arriverebbe da uno specificato policlinico, anche dal reparto di pediatria dell'ospedale di Feltre. L'Avis dice: non esiste alcuna richiesta di sangue da parte delle citate strutture ospedaliere, non c'è alcun bimbo che ha bisogno di questo tipo di aiuto. Le persone citate come riferimento non esistono e comunque qualsiasi eventuale emergenza fa capo comunque all'Avis, che ha una rete tale che garantisce appunto questo tipo di emergenza. Tra le truffe invece da segnalare, quella capitata oggi a Resana a una 87enne, dove due donne, spacciandosi per assistenti sociali del comune, l'hanno derubata di tutti i gioielli e dell'oro che teneva in casa, diverse migliaia di euro. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Musona, appunto a Resana. Cambiamo pagina e andiamo a sentire l'ultima trasgressione dei giovani, dei minorenni trevigiani: avere il moroso e la morosa contemporaneamente. Noi abbiamo delle esperienze di compagnie, di membri di gruppi che hanno indifferentemente sia il moroso che la morosa. È la nuova frontiera della trasgressione dei giovani trevigiani, ragazzini minorenni dal doppio orientamento sessuale. A rivelarlo uno degli operatori di strada che vive a stretto contatto con loro e li segue giornalmente nei loro disagi e conflitti. Bisessualità che riguarda per lo più i maschi, ragazzini che soffrirebbero di carenze affettive nel contesto familiare. E quindi non è un problema per loro, non è neanche un problema per i genitori perché non lo sanno, però forse è dovuto a questo silenzio all'interno della famiglia, a questo non definirsi dei genitori molto spesso. Figli che si ritrovano a fare i genitori di papà e mamma quando quest'ultimi, anziché accudirli, si comportano in modo filiale o peggio da amici. Accade così che sono i figli a dover ad esempio preparare puntualmente la cena, altrimenti in casa non si mangia. Quando i ragazzi ci dicono: Fabio, devo andare a casa perché mio papà, stasera mio papà è a casa da solo, mia mamma non gli fa da mangiare e da solo se no non ce la fa. E quindi vedere questi adolescenti che fanno comunque, che sono attenti all'andamento familiare, attenti al genitore, fanno i genitori dei figli. Disagi minorili di adolescenti seguiti dagli operatori di strada insieme ai responsabili della ULS 9 e i referenti delle 32 parrocchie del vicariato trevigiano. Che i tempi stiano cambiando lo dimostra anche Berlusconi, che ieri ha aperto ai matrimoni gay con il modello tedesco. Una situazione che invece vede contrario il governatore del Veneto Luca Zaia, che dice non solo no alle unioni omosessuali, ma in particolare alle adozioni. No alle nozze tra gay e no alle adozioni tra coppie omosessuali. Così il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo l'apertura di Forza Italia sui diritti civili, con il dibattito ancora aperto a livello nazionale, mentre il PD trevigiano, con il sindaco Giovanni Manildo, chiede un urgente cambio di passo da parte del governo. L'unico elemento che io pongo e al quale mi oppongo è il fatto che una coppia gay possa accedere alle adozioni. Questo perché crediamo ancora che la famiglia e il bimbo deve avere una mamma e un papà, non due papà o due mamme. Il governatore veneto, pur opponendosi alla celebrazione delle nozze gay, così come avviene all'estero, si dice altresì contrario a ogni forma di omofobia. Penso che l'omofobia sia una delle peggiori disgrazie che può avere una comunità. Cioè, porsi il problema dei gay vuol dire avere dei problemi, nel senso che io li considero delle persone assolutamente normali e ognuno vive la propria sessualità come meglio crede, non spetta a me giudicare, non spetta ai cittadini giudicare. E i sindaci come si comporteranno se dovesse partire, se dovesse diventare legge il registro delle unioni omosessuali? Ne abbiamo sentiti alcuni. Pronto per i matrimoni gay? Allora, io darò una risposta molto più ferma. Io sono per la famiglia tradizionale, quindi diciamo non sono pronto. Domanda posta tanto ai sindaci di destra quanto a quelli di sinistra della Marca. A sorpresa, trasversalmente, la risposta è sempre la stessa: no ai matrimoni gay, decida Roma. Non mi pare siano previsti, noi ci atteniamo alla norma e quindi rispettiamo quelle che sono le disposizioni di legge, senza forzature. Noi non abbiamo istituito coppie di registri per coppie omosessuali.
Se la legge che verrà introdotta lo prevederà, ci adegueremo alla legge, per adesso credo che non ci sia nulla da fare. In questo momento permettetemi di pensare alle persone che hanno bisogno di mangiare e una casa e un tetto dove stare. Ci sono delle priorità e credo che in questo momento siano altre. Quando la legge è legge, un pubblico ufficiale è tenuto a farla rispettare e adeguarsi alle prescrizioni, in coscienza io no. Lasciamo questa pagina e ci spostiamo invece a quell'altra che stiamo seguendo da qualche giorno, ovvero la situazione del Parco del Sile. Perché? Perché oggi c'è la presa di posizione del Presidente della provincia Muraro che bacchetta i suoi che non erano presenti alla riunione di Roncade dell'altra sera. Anche i nostri rappresentanti come ente provincia devono assumersi le responsabilità per sostenere questa presidenza. Non esita a bacchettare i suoi rappresentanti, in particolare il presidente del consiglio provinciale Fulvio Pettenà, il presidente della provincia, dopo la brutta figura dell'altra sera a Roncade. Un Parco del Sile immobilizzato tra maggioranza e opposizione, ma anche, dicono i ben informati, tra le due anime della Lega. Una sorta di fronda interna all'assenza di diversi consiglieri l'altra sera all'ultima assemblea consiliare del Parco del Sile. Troppo burocratico, aveva sottolineato nei giorni scorsi il governatore Zaia, una situazione da chiarire complessivamente la posizione del presidente Muraro. Credo che questo sia una cosa che deve essere assolutamente gestita e discussa, perché credo che l'ente Parco Sile, nel contesto anche territoriale ma soprattutto turistico, di una bellezza paesaggistica, naturalistica importante, deve trovare una sua risposta, che sia una risposta alle istanze del territorio ma soprattutto una risposta anche alle esigenze di coloro che vengono a visitare questo parco. Secondo Muraro, indubbiamente pesa l'evidente immobilismo con strutture non più manutenzionate o peggio, come ha denunciato l'ex presidente Confortin, chiuse e fatiscenti. Una situazione non più accettabile secondo i vertici di provincia e regione. Bisogna cambiare lo statuto e bisogna che affinché diventi appunto come norma regionale, essendo un parco regionale, deve essere ottimizzato e credo che sicuramente il governatore Zaia farà la modifica dello statuto nella composizione. Bisogna riguardare organizzazione, regolamento e statuto e renderlo più efficiente, più pragmatico, meno burocratizzato. Ma fino a che non ci sarà questo passaggio, però l'ente Parco Sile deve poter gestire. Una gestione impossibile, fanno sapere dei vertici di Via Tandura, se prima non ci sarà chiarezza politica nella maggioranza e soprattutto nella Lega. E comunque il Parco del Sile è un luogo da andare a visitare, meglio se con il bel tempo. Allora abbiamo raggiunto il nostro generale Giancarlo Iannicelli a Roma per un corso di aggiornamento di meteorologia per sapere che tempo farà in questo fine settimana. Un deciso anticiclone di origine continentale dalla Russia continua a proteggere un po' tutta la nostra regione, e quindi proattiva, ha attivato un flusso di aria secca che ha abbassato le temperature ma tiene lontano il grosso delle perturbazioni che sono costrette a scorrere a nord delle Alpi. Quindi si preannuncia un fine settimana all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso perché nelle primissime ore del mattino di sabato e parte di domenica potremo avere un po' di nuvolosità irregolare ma che si risolve velocemente e che soprattutto non dà nessun effetto. Per quanto riguarda i venti sono deboli con qualche rinforzo dai correnti orientali, le temperature dai 9 ai 12 gradi le minime, le massime intorno ai 16-17 gradi. Perfino dall'Alta Adriatica è previsto mosso o molto mosso. E domani invece abbiamo, domani e domenica abbiamo il nuovo appuntamento con Agricoltura Veneta, il settimanale dedicato all'agricoltura del nostro Angelo Squizzato. È dedicata all'oca padovana la puntata, un animale un tempo presente in tutte le aie ed oggi pressoché scomparso, allevata soltanto da pochi animatori. L'oca padovana era considerata il maialino dei poveri, in quanto come il maiale dell'oca non si butta via mai niente con le lunghe penne delle ali. È stata scritta infatti la nostra storia, con essa si facevano cuscini e piumini per scaldare. Agricoltura Veneta si occupa quindi anche degli orti di Lusia, dove si coltivano ortaggi adatti per la dieta mediterranea e poi anche i cachi. Non perdete dunque l'appuntamento con Agricoltura Veneta in onda domani alle 13:15 e domenica alle 17:45 su Rete Veneta. Invece non perdete l'appuntamento di questa sera alle 21:05 con Focus, ve l'ho detto prima, ci sarà Cesare De Stefani e la sua avventura con la mucca consegnata allo Spisal, ma anche gli altri ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli, ovvero il presidente della provincia Leonardo Muraro, che parlerà sicuramente anche del Parco del Sile, Paola Goisis, Antonella Tocchetto, Giovanni Giusto, Lino Pavanna, Alfredo Bellucco, Roberto Ciambetti e come sempre tanti vostri SMS.
Con questo è tutto da Treviso, appuntamento come sempre alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buona serata.